Buongiorno a tutti, io sono Francesca Fedeli, sono la presidente di Fight the Stroke e oggi siamo nel canale Fight the Virus con due ospiti. Siamo con Giusy Sgandurra e Chiara Germiniasi, benvenute. Grazie. Ciao. Abbiamo quindi con noi due dottoresse. Sapete che questo canale è nato per stabilire un dialogo con gli esperti. In realtà, appunto, i nostri ospiti sono sicuramente degli esperti, ma oggi è una puntata un po' particolare perché è una puntata che rientra, all'interno di quello che noi abbiamo chiamato il Festival Impaziente, quindi in occasione della giornata mondiale della paralisi cerebrale, che si tiene appunto il 6 ottobre. Stiamo preparando una serie di contenuti che sollecitano un po' i pazienti, le persone con disabilità, le famiglie a fare delle domande che possono essere anche domande un po' inopportune, però sono quelle domande per le quali spesso non c'è spazio all'interno della conversazione durante la visita in ospedale, in ambulatorio, e quindi qui vorremmo prenderci questo spazio. Vi dicevo, oggi è una puntata un po' particolare perché le domande sarò io a farle, ma solo come portavoce, perché abbiamo raccolto effettivamente delle domande dai nostri principali pazienti, quindi che sono le piccole persone, i bambini con una disabilità di paralisi cerebrale, che in questi giorni hanno preparato per i nostri esperti delle domande. Quindi oggi risponderemo a questo. Prima di passare la parola a un'introduzione appunto delle due dottoresse, appunto ci tengo a dire che sono delle dottoresse perché oggi vedrete che tanti bambini si riferiscono genericamente alla figura del dottore come un dottore maschio, ma in realtà in questo settore in cui appunto noi ci confrontiamo tutti i giorni nell'alleanza fra le associazioni delle famiglie e i dottori, troviamo davvero tantissime dottoresse, quindi siamo molto orgogliosi oggi di questa intervista tutta al femminile. Allora, prima di iniziare, dicevo, di introdurre chi sono le dottoresse ospiti, nostre ospiti oggi, volevo fare una sorta di patto d'aula per capire, per settare un po' il linguaggio e per settare le aspettative di chi poi ascolterà la registrazione di questa video intervista. Beh, per prima cosa ci diamo del tu, quindi non siamo all'interno del contesto dell'ospedale, dell'ambulatorio, quindi ristabiliamo le asimmetrie, ci diamo del tu con i nostri esperti. Stiamo tanto attenti al linguaggio, perché il linguaggio plasma un po' anche la società, la cultura, quindi oggi cercheremo di parlare di paralisi cerebrale, quindi non di paralisi cerebrale infantile, che caratterizza una condizione che è vero che entra all'interno dell'infanzia, nasce in questo periodo, ma che poi è una condizione permanente per tutta la vita. E dall'altra parte cercheremo appunto di parlare non di persone affette da paralisi cerebrale, ma persone con una disabilità di paralisi cerebrale, proprio per caratterizzare questo tema di essere una condizione che ha molte sfaccettature e che è una condizione permanente di disabilità. Anche nel tono cercheremo di essere attenti, visto che daremo delle risposte che ascolteranno sia i genitori che i bambini, di non essere così paternalisti, abilisti, cioè di non essere discriminatori anche nelle parole che useremo. Quindi pronte? Perfette. Ci siamo allora. Io lascerei presentare voi, così mi dite di che cosa vi occupate e poi partiamo con le domande. Giusy Sgandurra. Allora, io sono Giusy Sgandurra, sono una neuropsichiatra infantile, presumo che sia non è così comune in generale, ma presumo che
Le persone a cui ci riferiamo sanno qual è un po' la figura del neuropsichiatra infantile, che rappresenta proprio la neurologa e la psichiatra da 0 a 18 anni. E in realtà, diciamo, l'unione di queste due discipline, che potrebbero sembrare così un po' diverse, in realtà è proprio legato che quando ci si riferisce all'età evolutiva sono delle funzioni invece estremamente insieme e correlate. Quindi è un lavoro in realtà molto complesso, come tutti e tanti, tanti lavori, e infatti io poi dico tipicamente che sono molto più neuro e poco psichiatra, Per pur fortuna, direi, avendo per fortuna. perché effettivamente, diciamo, da sempre, dal primo momento, un po' dei primi passi a medicina, mi sono sempre avuto, già dalla tesi, insomma, avuto sempre l'interesse per la paralisi cerebrale, quindi insomma da molto tempo, e l'altro interesse che ho messo insieme è quello dell'uso delle tecnologie. Quindi tipicamente, insomma, quando ci sono io, diciamo, arriva non solo la neuropsichiatra, ma anche qualcuno che in qualche modo, sia in modo diretto, indiretto, manifesto, non manifesto, c'è sempre qualcosa di tecnologico da utilizzare, da mettere a punto. E direi che va bene così. Quindi direi che oggi qui ti possiamo chiamare la dottoressa del cervello. In questo Ecco, contesto sì. forse pa partiamo più dal cervello. Chiara, ti presenti anche tu? Io sono Chiara Germignasi, sono una fisiatra a cui appiccicherei anche la definizione dell'età pediatrica, perché faccio questo lavoro dall'inizio della mia storia medica e di specialità. Quindi sono stata 25 anni all'IRCCS Eugenio Medea, dove mi sono primariamente concentrata sugli interventi intensivi precoci. Da un anno sono al Policlinico di Milano, dove ho varcato la soglia della terapia intensiva neonatale, e quindi con grandissima emozione, e in cui sto appunto affrontando la sempre maggiore precocità dell'intervento. Quindi sostanzialmente tutta la parte dell'avvio degli interventi a partire dalla culla quasi. Con una progettualità ovviamente molto allargata, in cui la famiglia ha un grossissimo e prioritario ruolo, perché i neonati non si riabilitano intensivamente sul tappeto della sala di fisioterapia. Condivido con Giusy la passione per il cervello. Il fisiatra viene definito massaggiatore a volte, tibiotarsologo altre, in maniera abbastanza supponente, caratteristica che di solito non ho. Dico che, insomma, la storia della formazione portano al pensiero di che il cervello sia quello che regola tanti aspetti del nostro movimento, e quindi sì, i muscoli e le ossa, ma soprattutto la partenza della pianificazione dalla testa. Grazie mille per questa introduzione. Diciamo allora che anche tu sei una dottoressa più spostata sul corpo, sui movimenti, sugli aspetti motori, però già abbiamo introdotto una nozione, direi, fondamentale, il fatto che il corpo da solo non si muove, che quindi tutto nasce un po' dal cervello e dai comandi che poi arrivano dal cervello. Io inizierei allora, se siete d'accordo con le nostre domande, sapendo che le abbiamo divise in tre capitoli. Una prima parte più legata agli aspetti motori del funzionamento del nostro corpo, una seconda parte più legata ai temi anche più generali della medicina o anche rispetto alle prospettive future, e poi una parte molto interessante che sono le domande dei fratelli e delle sorelle, i cosiddetti siblings nel nostro mondo. Io introdurrei questa prima parte facendovi ascoltare, adesso condivido, vi voglio far ascoltare la prima intervista, che è l'intervista di Beatrice. Ciao a tutti,
Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice. La mia domanda è: come sarà il mio pedino, la mia bambina e la mia gambina da grande? Ciao ciao! Grazie Beatrice, innanzitutto. Torno a voi perché vedremo che in questa prima parte tante domande si riferiscono appunto al funzionamento del nostro corpo. E dicevamo prima, anche prima di iniziare questa conversazione parlandoci fra di noi, che i nostri bambini fin dai primi giorni, ricordava anche Chiara, fin dalla nascita, alcuni di loro sono passati, diciamo, forse la metà delle persone con paralisi cerebrale ha iniziato il suo percorso passando attraverso una terapia intensiva neonatale. E poi si apre questa strada in cui incontriamo tanti medici, tanti terapisti che cercano di lavorare sui nostri aspetti motori, in particolar modo sugli arti superiori e sugli arti inferiori, però in un mondo in cui tutto è costruito per essere preso con due mani, per camminare con la stazione retta, e quindi in un mondo, in un contesto che deve essere un po' adattato invece alle esigenze delle persone con una disabilità di paralisi cerebrale. Per cui la domanda di Beatrice: come saranno la mia manina e il mio piedino da grande? Chi vuole rispondere? Ditemi voi. Vai Chiara. La prima cosa che dico è che sarebbe bello avere una grande sfera di cristallo per dare risposta a una domanda così difficile. Non ce l'hanno ancora consegnata. Quello che penso è che tu, Beatrice, avrai un sogno rispetto a quello che ti piacerebbe fare da grande, anche come lavoro, come attività, e devi immaginare che la tua mano e il tuo piede cresceranno insieme a te. Che cosa vuol dire? Vuol dire che insieme alle cose che già stai facendo, altre ne imparerai. E quindi a mano che utilizzerai appunto gli strumenti e le cose del quotidiano, imparerai proprio a fare molti passi avanti e anche a sfruttare al meglio tutte le capacità che hai già. Perché proprio questo è il nodo, cioè il fatto che tu in questo momento hai davanti a te la possibilità di sperimentarti con le mani e con i piedi, con quello che sai fare, che quello che sai fare non lo perderai. E quindi si tratta solo di aprire e di proiettarsi verso il futuro con tutto quello che desideri. Grazie. Io chiederei anche un parere a Giusy rispetto a quello che ci ha detto Beatrice, quello che ci ha chiesto. Quanto è importante, Giusy, che Beatrice esplori con le mani, con tutte e due le mani? Perché è così importante in questo ambito e quando uno è piccolo? È quello che si diceva, cioè sul fatto che non sono funzioni completamente tutte insieme, quindi grazie proprio a esplorare, a utilizzare le mani anche in modo diverso, anche perché no? Cioè, già tipicamente comunque noi abbiamo una mano che sperimenta di più rispetto a quell'altra, ma che poi insieme fanno delle cose pur stabilendo anche dei ruoli di quello che può avere un ruolo una mano rispetto a quell'altro, diciamo che ci permettono di conoscere, di esplorare il mondo, e quindi è vero che sono delle cose che tipicamente, no, noi consideriamo come movimenti, quindi come se fossero delle cose, tra virgolette, solo legate, no, al movimento, quindi all'utilizzo delle mani perché mi devo muovere per muovermi, Per prendere, per afferrare. ma in realtà il prendere, afferrare proprio serve anche per conoscere il mondo. Quindi così come ti invitava Chiara, questo serve proprio per come sarà nel futuro. Effettivamente non ce l'abbiamo la sfera di cristallo.
si sta cercando di fare un po' degli studi per poter capire bene e cercare un po' di predire, ma in realtà anche su questo campo siamo abbastanza lontani, però quello che sappiamo è un po' quello che diceva Chiara, quindi che in qualche modo sappiamo che c'è un'evoluzione in senso positivo, che si possono imparare tante cose e che soprattutto imparando anche integrando e imparando a usare diciamo le proprie mani si aumentano anche le conoscenze e quindi anche nell'imparare cose nuove. Un'ultima nota su questo aspetto che citavi, no? Le mani come funzione di apprendimento e quindi quanto è importante che poi noi questa mano che funziona un po' meno bene rispetto all'altra, noi la guardiamo, la osserviamo e le facciamo fare delle cose. In realtà negli ultimi anni si è scoperto anche che è importante, però ditemelo voi se è così, le cose che il modo in cui ci alleniamo con queste mani, soprattutto con una mano emiplegica, non è tanto legato alla ripetizione passiva che noi facciamo, ma è anche legato a che cosa vogliamo fare con questa mano? È così? Estremamente così è la parte diciamo diciamoglielo a Beatrice perché sì, magari lei sì. Dice piuttosto che fare 20 volte prendere un pupazzo con la mia mano per allenarla piuttosto faccio qualcos'altro. Le cose da fare è quello che è effettivamente è la motivazione a voler prendere e trovare le strategie perché ognuno ha il suo movimento, ognuno ha il corpo che ha anche delle abilità proprio nel poter prendere in un determinato modo perché non esiste una forma anche nella ripetizione perché qualcosa che è funzionale a una persona non lo è per un altro, quindi diciamo l'obiettivo deve essere quello di che cosa mi permette di poter prendere e conoscere meglio e soprattutto cosa anche io voglio fare, quindi c'è anche molto la motivazione. Non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa a questo aspetto. No, sono assolutamente d'accordo, dobbiamo proprio dichiarare che è chiuso il periodo no, dell'esercizio ripetuto, della movimentazione passiva, dell'allenamento del movimento del muscolo, dell'articolazione, cioè il passaggio è ho un effettore straordinario, extraordinario che è la mia mano, che sente, che si muove, che esplora, devo conoscerla il più possibile per riuscire anche a trovare delle strategie diverse, magari con persone che mi possono dare una mano per imparare queste strategie, ma mettendoci il mio movimento, la mia intenzione di sentire, sperimentare, toccare, afferrare. La mano non è una pinza esercitata, la mano è uno strumento straordinario che fa tantissime cose, non solo afferra, ci fa sentire, ci fa entrare in relazione con gli altri, ci consola no? Quando ci succhiamo il pollice, quindi dobbiamo proprio sognare attorno a questa mano, anche magari non proprio perfetta, la possibilità di fare tantissime esperienze, che certo sono un po' diverse dalle esperienze più facilitate della mano migliore, ma che ci sono lo stesso. Anche perché Chiara è un po' il segno dell'evoluzione che caratterizza la specie umana, la mano, quindi dovremmo esserne orgogliosi. E quello che possiamo invece dire noi a Beatrice, lato società civile, che ci impegneremo sempre di più a costruire un mondo che non è fatto soltanto per usare tutti gli oggetti con due mani che funzionano in maniera speculare e simmetrica. Quindi noi ci impegneremo da questo punto di vista. Allora, io vi voglio far ascoltare invece una domanda che riguarda gli arti inferiori e che è una domanda che ci fa Francesco. Dottori, come posso nutrire i miei muscoli delle gambe in modo da farli funzionare? Grazie. Quindi qui
tiriamo fuori, secondo me, in questa frase brevissima di Francesco c'è un po' tutto, no? Cioè, ci sono appunto gli arti inferiori, le gambe, come possiamo farle funzionare, c'è cioè questo verbo che, insomma, sul quale possiamo discutere, e sul senso di nutrizione. Quindi esiste qualcosa per cui possiamo non allenare, no? Come ci diceva Beatrice, ma qui proprio nutrire. Ditemi voi. Incomincio sempre io. Vai, Vai, vai. vai. diciamo che ritorniamo un po' su cose magari che abbiamo già cominciato ad affrontare, cioè che il nutrimento e il movimento passa dal nostro cervello. Cioè, magari un'altra volta ci sarà la possibilità anche di proiettare un'immagine del cervello con la distribuzione dello spazio che hanno la mano, il piede, L'omuncolo, la sì. nostra corteccia. Quindi, quando noi pensiamo al movimento delle nostre gambe, delle nostre mani, del nostro corpo nello spazio, non dobbiamo semplicemente pensare a un movimento, diciamo così, di muscoli e di ossa, ma proprio ad un movimento che parte dal cervello. Quindi, che attiva una serie di meccanismi di controllo e di attivazione che ci permettono di spostarci, di regolarci nell'ambiente in cui ci muoviamo, e di affrontarlo con un controllo preciso dello spazio anche, per esempio. Quindi il movimento parte dal nutrimento della nostra corteccia motoria. Quando la corteccia motoria ha una sofferenza, che può essere più o meno grande, più o meno estesa, il movimento si inceppa e diventa più complicato. Quindi a me viene in mente, perché sono una fisiatra, quindi mi occupo primariamente di riabilitazione, mi diverto molto a stare appunto sul tappeto con i bambini, è quello di ragionare sulle cose che piacciono che ti piacciono di più, per cercare di pianificarle magari con il tuo fisioterapista oppure col tuo allenatore di sport se c'è, in modo da organizzare delle attività che possono essere fatte a tua misura e che ti facciano divertire molto, perché è il divertimento e anche la motivazione a fare delle attività che puoi fare che spinge poi a sfruttare proprio al massimo le tue possibilità. Bellissimo. Allora, però voglio chiedere anche a Giusy su questo tema qui. Quanto è importante su Francesco, che è un bambino, che lui in questa fase dell'età evolutiva arricchisca le esperienze che fa nella vita, no? Il fatto che vive in un ambiente arricchito che gli permette di fare tante attività, sperimentare cose nuove. Questo tipo di sperimentazione è utile a nutrire il cervello, a nutrire quella corteccia motoria che ci diceva Chiara? È fondamentale. Io ci pensavo un po', devo dire che questo verbo che ha usato Francesco è veramente molto bello, perché faccio dicevo che ero La poco parte più psichiatra, psico. però con la parte più psico, perché effettivamente il concetto, no, di nutrire è proprio quello di prendersi cura, no? Quindi secondo me può essere anche proprio il senso che Francesco vuole dare nel dire come mi posso un po' prendere cura. A prendere attenzione, no? Della parte di questi arti inferiori che magari, come dire, non rispettano tanto quello che Francesco un po' vorrebbe. E secondo me è proprio questo, noi quando nutriamo e nutriamo qualcuno in realtà ci prendiamo cura e quindi è su questo effettivamente, diciamo, hanno bisogno di più attenzione. Anche nel fare le cose e questo, come diceva Chiara, nel mondo e nell'esperienza anche delle persone, di chi ci aiuta, no? A capire anche come muoverci e che tipo di esperienze fare, sicuramente dobbiamo un po' nutrire maggiore attenzione nella modalità con cui noi vogliamo
vogliamo, diciamo, facciamo, sperimentiamo quello che in questo caso Francesco vuole fare. E quindi effettivamente che questo non vuol dire, no, il fatto di allora deve essere, devo pensare, devo essere libero di muovermi, però con, diciamo, con cura, in modo tale che ci sia l'attenzione, ci sia la motivazione nel voler fare una serie anche di attività che, devo dire, ora non so quanti anni ha Francesco, che molte volte poi a un certo punto si fa anche più fatica, perché uno, no, vorrebbe tanto non andare alle sedute di terapia, ma andare a giocare altro, e quindi molte volte anche il prendersi cura sembra che sia allora un aspetto necessariamente proprio riabilitativo in senso stretto. Invece proprio anche con quanto veniva fuori, in realtà noi nel nutrire il nostro cervello, nel nutrire i nostri muscoli, quello che vogliamo proprio dire, e questo non è perché lo diciamo noi, lo dice proprio la scienza, il fatto che noi lo nutriamo anche con la motivazione, quindi anche il giocare, fare attività ludiche e altro sono delle attività che permettono di nutrire sia la mente che il cervello, cioè il cervello e anche i nostri muscoli. Su questo, Giusy, mi viene in mente uno studio che tu sai raccontare sicuramente meglio di me. Nell'ambito della ricerca scientifica spesso si parte dalle sperimentazioni sui topolini e quindi si vede che questi topolini, il cervello di questi topolini, che sperimentano la ruota con cui girare, che sperimentano ogni giorno un giochino diverso. Si vede che il loro cervello fiorisce, no? In questa fase evolutiva in cui i neuroni sono ancora in grado di fiorire. A me viene in mente questo come Certo. termine. Può essere anche questa una risposta che diamo a Francesco, quindi la possibilità di, oltre al prenderci cura in degli ambienti predisposti, sperimentare poi ogni giorno delle attività che ci pongono davanti delle sfide diverse e quindi una capacità del nostro cervello di trovare delle soluzioni a queste sfide. Guarda, mi viene in questo momento un po' anche sempre nell'associazione, no, della nutrizione, il fatto che così come noi dobbiamo, non possiamo mangiare solo carboidrati o solo proteine, ma abbiamo bisogno delle vitamine, insomma, abbiamo bisogno di tante cose, si parla di una dieta che deve essere variegata e perché ogni elemento ha una sua funzione e solo insieme permettono l'accrescimento, allo stesso modo anche quello che è detto, come viene chiamata plasticità cerebrale, ha bisogno della variabilità, ha bisogno anche in quel caso della motivazione e della sperimentazione di cose nuove, in cui hai la parte motoria, per dire, in questo ambiente arricchito su cui sono stati fatti anche gli esperimenti partendo dai topolini, in realtà è stato dimostrato come attività non solo motorie, ma anche di andare a cercare delle cose nascoste, di pianificare il movimento e cose varie, sono queste che permettono, cioè sono più collegate poi a questo accrescimento, diciamo, di tutte le varie connessioni a livello cerebrale. Stiamo attenti perché, insomma, si parla anche che poi un eccessivo, cioè che non tutta né tutta la plasticità e neanche un eccessivo, come dire, averci stile Luna Sollecitazione. Park, sollecitazioni però di tutti i tipi e non canalizzate, questo non vuol dire allora che più è sicuramente meglio, ma come dicevo, e così come nella nutrizione, bisogna avere il giusto dosaggio di tutti questi elementi. Corretto, corretto, e quindi lato mio invece da mamma posso dire a Francesco che se ho capito bene le interpretazioni appunto di queste due dottoresse, se tu provi un po' di sport ogni volta, sport anche diversi, secondo me male non fa, può essere un modo anche per nutrire le tue gambe, una volta con il nuoto, una volta con l'atletica, con il calcio magari. Anche questo può essere una soluzione.
Passerei alle ultime due domande di questa serie che appunto la prossima è la domanda di Bruno. Ciao, io sono Bruno, ho 8 anni e ho avuto l'ischemia alla nascita in gamba sinistra e braccio sinistro e vorrei sapere perché se faccio tanto sport non riesco a muovere bene la mano. Grazie. Grazie a te Bruno, perché appunto ti sei perfettamente ricollegato a questo contesto dello sport. Non so se avete notato la proprietà di termini con cui Bruno definisce questo evento che ha avuto alla nascita, che i suoi genitori gli hanno raccontato, e queste difficoltà che oggi ha con la mano e con il piede. E Bruno, sappiate che è un grande atleta, quindi partecipa con noi a tutti i raduni di calcio, ha partecipato a qualche edizione del Fed Camp dove si è sempre messo in gioco e fa anche arti marziali, pratica arti marziali. Quindi vi ho dato un po' il contesto di chi è Bruno, però lascio a voi rispondere. Non so, Chiara, che dici? Io posso iniziare per dire che una cosa che mi viene da dire, non so se siete d'accordo, è questo, che alcune volte uno, così come quando uno dice, non so Bruno se te lo dice la tua mamma, che quando ti incontra qualcuno dice, oh, come sei cresciuto, e invece ma, e la mamma dice, no, ma io non me ne accorgo così tanto. Quindi mi permetto di dire un po' questo parallelismo nel dire che alcune volte effettivamente nel fare lo sport e cose anche come ti presentava Francesca, secondo me tante cose le hai imparate e secondo me anche in qualche modo la tua mano si muove in modo diverso, però in alcuni casi non sono delle cose che almeno a noi stessi che le viviamo, le percepiamo in modo così importante. Questo da una parte, e però non voglio dire che cioè, è proprio il fatto che in qualche modo magari sono dei cambiamenti su cui diciamo te vedi meno le differenze. Però è vero che noi cioè, cambiamo perché impariamo e tutto. E effettivamente ci sta che questa tua manina non cambi magari come tutto il resto del corpo, ma faccia dei passetti un pochino più piccoli. Ma visto anche il tipo di attività e anche qual è l'importanza del fatto che in tutte queste attività che fai, quanto sia importante che questa manina si muova in modo, cioè cambi totalmente rispetto invece a magari alle abilità in generale che hai, che invece hai imparato sicuramente. Chiara, su questo? Io penso che faccio i complimenti a Bruno per la sua presentazione, perché è stata molto molto puntuale, molto precisa e anche molto chiara. E gli faccio i complimenti per il suo patentino sportivo, perché io non lo conosco e se non ci fosse stata appunto questa carta d'identità dello sportivo che ha fatto Francesca, mi sarei immaginata magari appunto delle difficoltà molto molto più importanti di quelle che invece vengono raccontate. Quindi sono d'accordo, d'accordissimo con Giuseppina, non mi ripeterei nell'idea che conta quello che tu, i passi che hai fatto e conta quello che stai facendo divertendoti. Uscendo un po' dal meccanismo, no, che dicevamo anche prima dell'allenamento, cioè dello sport visto come allenamento. Lo sport è la parete d'arrampicata su cui riesci ad arrampicarti. La mossa di judo, di karate, non so che cosa tu faccia, che riesci a fare, le gare che riesci a fare, o così l'esperienza di alcuni tuoi coetanei un po' nella tua stessa situazione, che proprio si sono messi in gioco con le tue stesse caratteristiche in queste stesse attività e ne hanno ricavato un grandissimo apprendimento che tu hai già mostrato di avere con la tua capacità di raccontarti così brillante.
E che conta questo? Conta quello che sai fare oggi e le sfide che vorrai magari affrontare mettendoti in gioco con una mossa più difficile di judo karate o con una parete un po' più lunga, perché evidentemente hai tutti i numeri appunto per andare avanti. Su questo mi unisco e faccio questa chiosa finale sul fatto che crescendo, Bruno, imparerai anche tu delle strategie per far sì che questa mano, che rimarrà una mano diversa dall'altra, ti aiuti comunque in maniera sempre più funzionale. Quindi forse anche pensare a un futuro in cui non per forza dobbiamo avere due mani che fanno esattamente le stesse cose, ma due mani che sono complementari, che insieme con un contesto adattato riescono a funzionare molto bene comunque. Quindi mi sembra una buona indicazione sul lavorare sulle strategie. Allora, l'ultima domanda di questa parte motoria ci arriva da un batterista, quindi abbiamo appena sentito uno sportivo, adesso sentiamo un batterista, anche qui con una proprietà di linguaggio che adesso vi farò ascoltare perché ascoltiamo Riccardo. Ciao dottore, io mi chiamo Riccardo e sono un batterista. C'è qualche studio che dice che la batteria potrebbe alleviare questa mia caratteristica? Ciao! Avete visto, Riccardo è il figlio di una logopedista, lo dobbiamo dire questa cosa perché è sempre super competente nel modo in cui si esprime. Quindi lui ha detto: come faccio ad allenare questa caratteristica? Io che suono sempre la batteria, c'è qualche studio che dimostra che la musica, il movimento delle mani, il ritmo mi aiutano ad allenare questa mia caratteristica? Beh, allora, perché secondo me poi Chiara c'ha anche tutta la parte, no? Neanche nel bambino piccolo su cui ci sono tutta una serie anche di studi sui benefici che ci sono anche nella musica. Però devo dire, per quanto riguarda così in generale quello che può essere, no? L'attività motoria rispetto alla batteria, devo dire che ci sono degli studi in generale su quello che è l'imparare degli strumenti che hanno un beneficio non solo rispetto a quello che è proprio l'apprendimento motorio, ma anche lì, tanto ormai oggi l'abbiamo detto che l'apprendimento motorio non è da solo, ma ad esempio aumenta anche quella che è le capacità di concentrazione, anche le capacità di ascolto. E quindi in realtà è stato proprio dimostrato che l'apprendimento anche di uno strumento addirittura ha fatti anche degli studi di risonanza magnetica funzionale che proprio dimostrano come non solo anche in questo caso si allargano proprio le aree del cerebrali che si attivano e tutto, ma migliorano sia le funzioni legate all'ascolto, le funzioni legate proprio alla pianificazione motoria e anche quelle delle abilità, in questo caso delle caratteristiche anche delle abilità anche manuali. Non so se vai Chiara. Aggiungo solo che sappiamo da tempo che ascoltare buona musica fa bene al cervello di tutti, quindi fa bene a chi la fa e a chi l'ascolta, quindi questo è un aspetto molto importante. C'è tutta una letteratura, diciamo, un po' ancora azzoppata, mettiamola così, con un semaforo arancione rispetto ad una serie di attività divertenti. Che possono essere appunto l'uso degli strumenti, il fatto di andare a cavallo per altri o fare altre cose che non sono proprio, diciamo, inserite dentro nel volume della cosiddetta terapia, che non sono proprio provate al 100%, diciamo così, che richiedono, hanno un semaforo giallo o arancione, cioè non sono rosse, ma devono avere ancora uno spazio di studio e di confronto proprio perché facendo stare bene aiutano a fare meglio e a continuare a fare. Quindi
Io credo che conti ancora una volta questo, il fatto che mentre tu fai musica ti diverti, ti piace, che ti sei scelto questo strumento e che nel momento in cui suoni la tua batteria con le tue due mani, qualcun altro che ti ascolta è contento e intanto fai una bella attività. E quindi sicuramente dovremo impegnarci molto di più per capire quanto peso abbiano, no? Anche tutte queste attività che non sono puramente terapeutiche nel significato che diamo noi ancora oggi a questa parola, no? Io vado a fare l'esercizio con qualcuno che mi insegna, ma sperimento qualcosa che mi diverte, che mi fa passare del bel tempo, che mi fa stare bene, che nello stesso tempo mi fa stare bene e mi fa migliorare. E su questo vi rassicuro sul fatto che Bruno ha scelto in maniera proprio elettiva questo strumento fin da piccolo, giocava con le pentole in cucina e con i cucchiai di legno sopra, quindi è stata una sua scelta quella di voler fare questo tipo di musica. E mi verrebbe da dire scusate, ho detto Bruno, mi hai messo Nello in difficoltà. Bruno. Infatti, mi riferivo a Riccardo. Che forse un altro passaggio in più, che mi direte voi se è utile al cervello, non è solo, fare, praticare, ma anche insegnare agli altri, no? Poter insegnare ad altri bambini qualcosa che tu già sai fare molto bene. Quindi ti aspettiamo, Riccardo, anche al nostro prossimo Fight Camp per una lezione di batteria. A tutti. Allora, noi abbiamo finito questa prima parte di domande relative più agli aspetti motori, poi abbiamo una serie di domande super interessanti, alcune scritte che adesso magari vi introdurrò io e abbiamo anche un videomessaggio. La prima domanda di quest'area, diciamo, un po' più psicosocio è rispetto a due persone disabili che si sposano, faranno poi un figlio disabile? Quindi più in generale sulla disabilità. Vi dico anche, vi do un po' di insight, di informazioni dietro le quinte su come è emersa questa domanda, guardando gli atleti delle recenti Paralimpiadi. Non so se le avete seguite, nel nuoto c'è questa coppia di atleti che sono super vincitori, hanno portato a casa più di 8 medaglie, mi sembra, da Parigi. Sono Stefano Raimondi e Giulia Tersti e sono entrambi atleti con una disabilità. Quindi, guardando questi atleti che sono sposati e che hanno recentemente avuto un figlio, è nata, è sorto questo interrogativo. Voi riferitelo poi anche al mondo della paralisi cerebrale, perché io vi parlo di altre condizioni di disabilità. Non so, Chiara, vuoi rispondere te o vuoi che, come, dimmi te, vuoi, eh? Come vuoi, se... sì, posso, allora, intanto ovviamente diciamo che parlando di disabilità, in realtà è un termine molto a ombrello, quindi dentro c'è tutto, quindi diciamo che dobbiamo dire che ci sono delle condizioni di disabilità in cui ci sono delle componenti cosiddette genetiche che possono predisporre e che quindi, diciamo, questo può portare al fatto che, ad esempio, due persone che hanno entrambe delle alterazioni dal punto di vista genetico possono avere, non è sempre la regola, però diciamo possono avere una maggiore percentuale di rischio di avere poi dei bambini che possono essere affetti dalla stessa patologia. Poi devo dire che al solito dico sempre, se però sono persone adulte che quindi poi sono arrivate a concepire tutto, vuol dire che effettivamente poi è una vita che diciamo va è vissuta ed è vissuta bene.
Dall'altra parte ci sono tutta un'altra condizione invece di disabilità, come ad esempio quella della paralisi cerebrale, in cui in realtà sulla condizione genetica, anche se ancora ci sono una serie di studi e cose varie, però diciamo di per sé possiamo dire che non c'è una causa genetica, casomai ci possono essere predisposizioni e altro, ma anche su quello si apre un mondo che diciamo su cui ancora non c'è certezza, quindi diciamo. Però è bene dirlo, nel senso che Diciamolo, ci sono questi. questo, Giussi, perché proprio ieri guardavamo questo diagramma di cause che possono portare alla paralisi cerebrale, no? Sono tantissime le cause o i fattori scatenanti, quindi si fa fatica anche a capire se è C'è un stata una fattore. Sì, causa solamente sì. genetica o. Infatti, devo dire che quello che al momento possiamo dire che. Diciamo sicuramente al momento la certezza è quella che forse ci possono essere dei fattori genetici, ma che nel caso non sono la causa, ma che possono essere più predisponenti, pur senza aprire neanche tutto il capitolo secondo il quale ci sono anche delle condizioni genetiche per cui ormai vengono anche considerate anche paralisi cerebrali, però direi che questo si apre proprio un mondo, Più di diciamo filosofia. veramente, no, più non solo di filosofia, su cui veramente non ci so, ci sono punti di vista estremamente diversi, su cui in realtà bisogna ancora lavorare e ancora mettersi d'accordo. Ecco, quindi partendo invece da quelli su cui in qualche modo possiamo invece essere d'accordo e quindi dire delle cose, diciamo che sono più anche scientificamente valide, invece sicuramente diciamo che casomai c'è, come dicevo, questa sorta di predisposizione e quindi per questo non ad esempio due soggetti che con paralisi cerebrale che hanno un figlio, questo non c'è il rischio di ricorrenza della paralisi cerebrale che quindi avranno un figlio con paralisi cerebrale. Insomma, su questo non so se Chiara è d'accordo, penso che possiamo Assolutamente. dirlo in modo assolutamente, insomma, scientificamente, valido. Quindi questo è, ovviamente, torno a ripetere, però non voglio, visto che, no, ci si riferisce in generale alla disabilità, va anche considerato quell'altro mondo in cui è vero che c'è, che invece non è, è più che una predisposizione, però voglio anche dire che in quel caso lì non è la certezza assoluta, ma si parla sempre in ogni caso di percentuali di rischio. Su questo possiamo aggiungere due cose. Beh, la prima è che comunque siamo in un mondo, in un contesto in cui prima di arrivare alla decisione genitorialità e quindi a decidere di avere un figlio, adesso è possibile fare anche tanti esami, no? Che vanno a controllare queste caratteristiche di due individui che decidono appunto di fare un bambino. E dall'altra parte mi verrebbe anche da dire, parlando rispetto alla disabilità, al matrimonio e al, scusate, non al matrimonio, alla possibilità di avere dei figli, che ci sono ancora pochissimi studi invece rispetto a una gravidanza di una donna con paralisi cerebrale e quindi noi portiamo spesso un'esperienza che conosciamo di alcune ragazze che hanno deciso di intraprendere una gravidanza e su questo forse è la cosa su cui noi ci possiamo impegnare di più, cioè a capire come possiamo adattare il contesto per avere degli studi, dei ginecologi che siano esperti anche di queste condizioni e che permettano poi di avere dei parti controllati in sicurezza, ma che è comunque possibile. Su questo, Chiara, rimando la tua risposta perché vorrei passare direttamente alla prossima domanda, al prossimo video, così poi magari mi rispondi anche su quello. Allora. Adesso ascoltiamo la domanda in video di Samuel. Ciao dottore, buongiorno. Le volevo fare una domanda. Ascolta, io mi chiedo da un po' di tempo, ma quali sono praticamente i sintomi dell'ictus? Perché
Diciamo, io c'ho leggermente questa paura che da grande mi possano venire delle cose un pochino non tanto belle, perché siccome l'ictus è una malattia praticamente del cervello, ho paura che magari crescendo può dar noia, quindi volevo chiedere. Quali sono i sintomi che provoca l'ictus e fra l'altro come rimediarli? Ciao! Domanda di Samuel, come vedete, è una domanda che spesso i nostri bambini pongono ai genitori e che porta in sé anche una serie di altre domande a corollario. Quindi, perché ho avuto un ictus? Posso riavere un evento del genere? Cosa succederà al mio cervello quando crescerò? Lascio la priorità a Chiara di rispondere, sentiamo prima la sua risposta e poi se Giusy ha altro da aggiungere. Ricollego a quello che diceva un pochino Giusy prima rispetto agli aspetti, chiaramente la necessità di separare un po' gli aspetti della genetica anche in questo caso, da quelli invece dell'evento fortuito. Perché noi sappiamo che i fenomeni, mettiamoli così, ictus, possono accadere per così dei malfunzionamenti di quella che è la catena che regola la coagulazione del sangue, e sono questi una fetta in ambito pediatrico piuttosto ridotta, cioè ancora oggi è necessario fare grossi studi per capire perché ci siano dei bambini che vanno incontro appunto a questi aspetti, che perché molto spesso nella numerosità degli esami che si fanno non si trova una spiegazione certa dell'origine. Allora, quando la spiegazione certa dell'origine non si trova e sono esclusi tutti i fattori di rischio che portano ad una possibile ischemia, ad una possibile emorragia, ci si può ragionevolmente rassicurare sul fatto che quello è stato un evento isolato nella vita di quella persona, che è accaduto per una serie di motivazioni a cui possiamo solo parzialmente dare risposta, ma che non ci sono dei fattori di rischio. Quindi la preoccupazione di un ictus in età giovane, adulta, nel momento in cui si ha una storia così neonatale di questo tipo, può essere, secondo me, accantonata, nel senso che non ha neanche tanto senso, a mio parere, metterci a fare un elenco di quelli che possono essere i segnali. I segnali di un ictus possono essere tantissimi ed elencarli tutti potrebbe solo aiutarci a preoccuparci ancora di più. E quindi a immaginarci che magari un formicolio ad un braccio o a un movimento un po' strano di una palpebra in una giornata in cui siamo molto stanchi possa avere sotto di sé questo tipo di fenomeno. Quindi questo lo possiamo dire chiaramente, no, Chiara? Perché è un'informazione, una nozione che conosciamo. Il fatto che l'ittus in età perinatale non ha una ricorrenza, almeno negli studi, nella casistica che abbiamo visto, non esistono dei casi in cui ricorre. Aggiungiamo poi che se ci sono delle patologie della coagulazione, queste patologie identificate molto precocemente vengono curate. E quindi, ancora una volta, mettere avanti nel futuro una preoccupazione certa di un evento che si ripete, non fa vivere bene e non è neanche corretto perché nessuno, prospetta questa possibilità. Quindi ci si può mettere abbastanza molto tranquilli. Grazie. Giusy, dici un po' tu, dici un po' che dobbiamo dirgli a Samu, se ha un mal di testa fortissimo un giorno, può essere un campanello d'allarme, si deve preoccupare. Parlaci un po' tu anche di questo mondo. Io sono pienamente d'accordo con Chiara sul fatto che effettivamente ci possiamo proprio permettere di dire, ovviamente rispetto, non voglio essere retorica, rispetto a quello che è questo cielo, come si suol dire, come dicono le nonne, nel senso che tutti abbiamo
abbiamo dei rischi, no? In generale rispetto a quello che ci può succedere. Quindi capisco che molte volte no, ma in realtà non è necessariamente essere piccoli o essere adolescenti, forse è un periodo in cui ci facciamo molte più domande. Quindi capisco anche Samuel che effettivamente tante cose no, ci si chiedono forse un pochino di più, però diciamo che a parte quello che possono essere le percentuali su cui tutti rischiamo in un certo senso ogni giorno di poter stare effettivamente tranquillo. Quando tutte quelle che sono le cause che tipicamente si conoscono, come diceva Chiara, che hanno l'esempio delle una base anche genetica, devo dire che ormai, insomma, questo tante cose si conoscono, si fanno tanti esami nei bambini anche molto piccoli, per cui le cause, quelle maggiori anche di rischio di ricorrenza, vengono escluse, quelle che conosciamo. E queste qua, e quando invece vengono in qualche modo diagnosticate, esistono anche per dire dei farmaci che non sono sintomatici, ma che vengono utilizzati proprio per poter anche ridurre ancora il rischio. Quindi diciamo se il rischio c'è, abbiamo anche una serie di farmaci o anche diciamo indicazioni, alcune volte possono essere delle supplementazioni, insomma ci sono una serie di cose per cui effettivamente poi si può ridurre anche il rischio. Per il mal di testa, che dire, il mal di testa può avvenire, anche sul mal di testa possiamo aprire il mondo perché Anche se sul già mal di gli testa altri del caregiver vorrei del aprire uno spaccato. caregiver ecco, quindi diciamo che se già ci sono delle cose così poco chiare in generale sul mal di testa, penso che proprio si può aprire tutto il mondo della medicina, almeno della neurologia, per cui direi che sicuramente lì, siccome sappiamo che tra le cause del mal di testa ci sono anche delle condizioni anche di aumento di stress, di preoccupazione e tutto, diciamo che il primo pensiero che non deve venire è proprio quello di dire mi sta venendo un ictus, perché allora lì che sì che il mal di testa aumenta, ecco, quindi diventa più importante. Quindi io direi così, come diceva Chiara, di non avere, ma non perché non li vogliamo dire, non li vogliamo elencare, ma proprio perché effettivamente possiamo rassicurare. Sempre su quella per al 99,9% che diciamo non c'è in condizioni generali, tranne quelle che abbiamo detto, un rischio di ricorrenza. Aggiungo anche che sia i nostri bambini che i nostri genitori sono sottoposti spesso a delle visite, a degli esami, per cui insomma diciamo che siamo in un contesto abbastanza protetto in cui e poi lo stesso medico sarà a consigliarci, a darci Certo. indicazioni nel caso di aumentati fattori di rischio magari in una fase della propria vita. Quindi direi che abbiamo anche toccato questo argomento, che è un argomentone, diciamo che è la prima domanda che poi emerge nei nostri bambini sul perché ho avuto un ictus, che caratteristiche ha, no? Su un qualcosa che non si vede, che quindi avviene nel nostro cervello e quindi dà per forza adito a una serie di punti di domanda, di ipotesi. Prima di chiudere questo capitolo, vi vorrei fare una domanda che ci è arrivata invece da un giovane adulto, quindi di cui non abbiamo il video, ma ve la dico io. Che correlazione c'è fra percezione della stanchezza ed età nel caso delle paralisi cerebrali? Noi vediamo che i nostri bambini già fin da piccoli hanno una difficoltà a gestire il carico di emozioni, il carico di lavoro, la stanchezza fisica e mentale che dei loro coetanei invece non vivono. Crescendo si acuisce questa consapevolezza della stanchezza, questa percezione della stanchezza, è vero o è soltanto
una nostra percezione. Raccontateci voi che appunto conoscete la scienza. Domanda leggera anche questa, mi sembra di Non capire. si vede l'ora di rispondere proprio, che facciamo a botte. Non so se vai, Chiara. Viene in mente la possibilità di più fattori messi insieme, cioè da una parte i fattori legati al fatto che magari si fa fatica dal punto di vista fisico, quindi magari ci sono dei muscoli un po' rigidi che quindi condizionano, no? il modo con cui ci si muove, E consumano anche tanta energia, no? Forse chiedendo queste tantissima spasticità. energia. Richiedendo tantissima energia perché diventare grandi vuol dire poi andare nel mondo, fare la propria vita assolutamente normale nella maggior parte dei casi, quindi prendere la metropolitana, andare all'università, con diciamo così una benzina dal punto di vista del punto di partenza un pochino che si esaurisce abbastanza rapidamente. Questo perché magari ci sono delle gambe che fanno un po' più fatica a carburare o che nel lungo tragitto incominciano a non rispondere più benissimo al nostro desiderio di Però movimento. spiegaci bene anche questa cosa, Chiara, rispetto alla spasticità, no? Del muscolo, che è una condizione abbastanza frequente nelle persone con paralisi cerebrale. Questi muscoli che sono sempre, non so come si dice, retratti o... Ah no, la retrazione, allora, i muscoli risentono Diccelo tu, tanto, spiegacelo bene. siamo un po' ripetitive, ma va bene, sempre questa è la minestra, cioè diciamo così che la lesione a livello del sistema nervoso centrale dà un'impronta che è al movimento e alla muscolatura che è quasi sempre, perché la generalizzazione non è mai utile, ma aiuta a volte. Una rigidità della muscolatura cosiddetta flessoria, e una debolezza invece della muscolatura estensoria. Quindi che cosa succede? Succede che quando dando luogo a quella che è poi la spasticità nel movimento, no? Quindi è con una spasticità che diventa più faticosa da gestire quando dobbiamo muoverci in velocità, perché la velocità mette in atto una serie di necessità di controllo multiplo, come dicevamo proprio all'inizio della nostra chiacchierata, in cui tenere insieme, di guardare, di vedere che cosa succede nell'ambiente, l'orientarsi, eccetera, crea uno stato di allerta generale. E quindi questa rigidità può addirittura aumentare quando ci sia richiesta una performance di movimento in un ambiente confuso, molto sovradimensionato, in cui magari ci sono un sacco di barriere, eccetera. Quindi di partenza noi abbiamo magari dei muscoli un pochino spastici, le retrazioni ci impediscono il movimento in parte, no? La retrazione è una situazione, diciamo, quasi non risolvibile se non con una serie di accessi di tipo chirurgico, eccetera. Quindi in una condizione in cui non vi siano retrazioni importanti, ma ci sia appunto una rigidità che dipende un po' dalla fasicità del nostro movimento, questo può generare maggiore fatica, certo, perché il compito è molto molto complesso nel suo insieme e entrano in gioco tantissimi fattori. Mi viene in mente che io ho alcuni pazienti ormai adulti e adesso si ride anche perché ci troviamo a fare merenda a volte, no? E vabbè, io ho l'etichetta di quella che rompeva le scatole nel corridoio. Per rallentare la marcia, cioè nel senso del dire, ma questo spesso lo dico anche a me stessa quando corro per andare a prendere la metropolitana e non c'è movimento. Cioè, noi in questa situazione il rallentare la marcia e proprio prendersi dei tempi un pochino più dilatati può essere un elemento di aiuto. Quindi organizzarsi magari partendo con dei tempi che non sono quelli che poi ci costringono a trovarci in quella situazione lì. Ok, poi ci sono sicuramente degli aspetti di consumo di ossigeno, cioè quindi della fatica a regolare proprio l'insieme dei sistemi, mentre si esegue un movimento prolungato in termini di quanti metri riesco a percorrere in questo tempo. Per cui è proprio come dicevamo, adesso non ricordo più a
abbiamo avuto un momento in cui abbiamo ragionato sulla possibilità di regolare le nostre capacità in modo da dare ascolto al nostro corpo nel momento in cui ci mettiamo in una condizione di sfida eccessiva. La sfida eccessiva non piace a nessuno, paralisi cerebrale o non, cioè nel senso che mette il corpo in una condizione di tensione e la tensione ci fa perdere un po' il tenere insieme tutti i sistemi. In quella condizione un'eccessiva rigidità che può scatenarsi dal movimento molto veloce e una richiesta di consumo di ossigeno aumentata che non è possibile possono rendere più faticoso l'impegno. Quindi Quindi tutto ciò deve essere visto in un contesto in cui noi non siamo sul picco della montagna a fare pratiche di mindfulness, ma siamo, dobbiamo prendere la metropolitana di corsa. Quindi sicuramente è un'indicazione che appunto ci deve far riflettere anche sullo stile di vita e che però ci hai fatto intuire tu anche con l'età subentrano degli altri fattori che forse ci fanno percepire di più questo senso di affaticamento. Quindi perché il contesto ambientale è più richiestivo, no? I tempi di un adulto sono diversi dai tempi di un adolescente e dai tempi di un bambino. E siccome si va nel mondo e si vive, ok? E si vive in un mondo fatto come quello che conosciamo tutti, e quindi ha ragione Mario, cito Mario, mio figlio che dice, beh, forse stavamo tutti meglio alla scuola materna, quindi probabilmente anche c'è al una nido. parte di verità anche su questo. Bravo Mario, io aspetto sempre il tuo ospedale, Esatto, muoviti. esatto. Giusy, su questa parte qua, noi genitori ci immaginiamo però che questo cervello lesionato in qualche modo abbia una minore capacità computazionale, diciamo, se lo volessimo interpretare come un computer, no? E forse può dipendere anche da questo la percezione della stanchezza, il fatto che il cervello, in questo caso magari è stato lesionato tutto un emisfero, quindi rimane soltanto un emisfero che si prende in carico tutte le funzioni, è un cervello che si affatica di più, che deve fare più cose contemporaneamente, quindi consuma più energia? No, e devo dire che secondo me c'è una doppia interpretazione, no? Perché da una parte devo dire che io rimango sempre meravigliata rispetto a quelle che sono le capacità del sistema nervoso centrale di organizzarsi, nell'ambito, no, della paralisi cerebrale, perché è vero che uno dice, no, parte dall'idea per cui tutto è, cioè che ti servono tutti quei neuroni, che ognuno fa il suo lavorino preciso per cui si sviluppa per quella cosa lì e tutto. E devo dire che anche sempre ai miei studenti dico sempre, certo che la cosa a me invece mi colpisce particolarmente perché, E perché forse dovremmo effettivamente studiare ancora di più il cervello delle persone con paralisi cerebrale per capire come si sono riorganizzate in capire maniera che fantastica a volta in un rispetto a. modo fantastico in cui in alcuni casi, cioè veramente, e ripeto, poi non solo nelle paralisi cerebrali, ma anche in altre condizioni, in cui per dire anche di disabilità sensoriale e altro, effettivamente il sistema nervoso centrale è una cosa che alcune volte per me ha del magico, anche se poi lo studio, perché, e quindi dire sì, si parla anche di effetto crowding, cioè del fatto che poi in una stessa area, se una stessa area cerebrale deve fare, come dire, deve fare anche più cose, anche quelle per cui diciamo in qualche modo non ci avrebbe la passione di farle, ma che poi diciamo deve vicariare anche delle funzioni che, come dire, in qualche modo poter fare anche con altri, Delegare. così delegare, come anche quando uno invita a cena, no? E poi c'hai sempre uno che cucina, invece dire cuciniamo insieme, te porti il primo, io porto il secondo, insomma. Quindi anche diciamo sicuramente essere di più nella cooperazione, ovviamente ci si affatica di meno, no? Rispetto a quello in cui i compiti sono svolti da un'area cerebrale che, ripeto, sicuramente ne deve fare di più. Quello, e quindi diciamo da una parte un po' la tua domanda, ovviamente la risposta è che
Sì, e ci sono anche la dimostrazione di questi che in inglese chiamano crowding, quindi questo affollamento, diciamo, Affollamento. di cose da fare, e poi per dire anche nella forma così dell'emiplegia, anche il fatto proprio di shiftare tutto, perché poi una cosa è sempre, anche se hai delle lesioni cerebrali, però meglio un po' rimanere lì dove, diciamo, nell'emisfero, piuttosto che andare a portare tutto solo in un emisfero. Anche lì, diciamo, questa cooperazione dei due è sempre meglio. Quindi sicuramente, diciamo, ha questo effetto. Dall'altro, però, ripeto, torno a dire che in realtà ci sono delle cose che invece così tipicamente invece i neuroni non farebbero, e che invece, proprio perché sono in questa peculiarità del sistema nervoso centrale, in realtà poi sono in grado di farlo. E questa, secondo me, è un'altra parte che invece va rivisto nel risvolto, no, della medaglia, perché è sicuramente nelle forme congenite, nelle forme ovviamente più dei primi anni di vita, cosa che invece non avviene, o comunque avviene, ma non in modo così straordinario nell'adulto. Quindi, Quindi diciamo, bella la la risposta sta un po'. neuroplasticità, però Sì. è un po' a scapito di qualcosa, cioè dobbiamo perdere Può comunque qualcosa. essere a scapito di qualcosa, ma non sempre. Questo ha come peculiarità il sistema nervoso centrale, a differenza invece di altre condizioni, di altri organi o di altri tempi in cui avvengono delle lesioni a livello cerebrale. Quindi, insomma, c'è un motivo per cui ci siamo evoluti come specie con i doppi organi, o comunque i due emisferi, i due polmoni, i due reni. Forse serve questo backup, questa parte che poi sofferisce. Chissà. C'è l'ontogenesi, ma chissà, sì. Va bene, allora io mi sposterei su questo, sull'ultima parte della nostra conversazione, che sono le domande dei fratelli e delle sorelle. Spesso sono gemelli, quindi un gemello ha una disabilità iparacerebrale, l'altro no, è una casistica abbastanza frequente nella nostra popolazione. A volte sono soltanto, appunto, fratelli, sorelle. Ricordiamo, per chi ci ascolta, che noi abbiamo fatto un'interessante intervista con Andrea Dondi di Fondazione Pedeia su tutto il tema dei siblings, quindi su tutto ciò che poi possono essere le domande che i fratelli e le sorelle si pongono rispetto alla disabilità. Allora, la prima domanda che vediamo è la domanda di Camilla. Sono Camilla e ho 8 anni, sono la sorella di Leonardo e vorrevo sapere perché non si potevano fare i trapianti di cervello. Mi è venuto in mente perché mio fratello soffre di epilessia e ha solo metà cervello e mi piacerebbe se si potrebbe fare un trapianto di cervello. Grazie. Quindi la domanda qui è sul trapianto di cervello, che voi mi fate vedere che l'uomo va sulla luna, che l'uomo costruisce macchine per camminare. Mio fratello ha avuto un problema su un emisfero, ma se io glielo taglio e ci metto un altro pezzo di cervello, funziona? Bisogna dare una risposta, ma Camilla. bisogna dare una risposta. Allora, parliamo dei trapianti di cervello. È qualcosa che oggi esiste, o la scienza ci sta lavorando, per cui possiamo immaginare che non è disponibile oggi, ma fra 10 anni potrebbe esserlo? O anche solo di parti di cervelli o parti che simulano il comportamento del cervello? Allora, ad ora diciamo che non è una realtà questo, possiamo partire con questa cosa, del fatto che ovviamente al momento non è una realtà quello che c'è di trapianto di cervello, sono più cose aneddotiche che vengono, no, da qualche film, da qualcosa, diciamo così, che ad ora è più fantascientifico.
Se uno deve rispondere dal punto di vista così, diciamo così, tecnico, proprio per tutta la complessità, no, che abbiamo detto del sistema nervoso centrale, abbiamo detto, no, che questo cervello poi alla fine comanda tutto, tutte le connessioni e altro, ovviamente anche proprio tecnicamente è una cosa alquanto, non dico impossibile perché nella vita non si può dire l'impossibile, come abbiamo detto, non si può dire il 100%, e quindi diciamo che al 99,9% anche in questo caso è una cosa che tecnicamente è così tanta la varietà delle connessioni, anche solo poi con tutto il resto, il midollo spinale e altro. Quindi, diciamo, è sicuramente una cosa estremamente complessa che non è legata. Ora io mi occupo di trapianti, però diciamo sicuramente rispetto agli organi, alla parte più di irrorazione, non c'è solo quello, ci sono proprio tutti i fili, tutte le varie cose, i singoli fasci. Quindi ovviamente è una cosa tecnicamente, diciamo che arriva quasi all'impossibile. Detto questo, forse possiamo invece parlare, no, rispetto a quello che invece è più, proprio perché partendo, cosa si fa scientificamente, invece partendo dal fatto che nel sistema nervoso centrale ci sono queste cellule che sono, abbiamo detto, che si specializzano poi nel tempo, grazie all'esperienza, al tutto e cose varie, un po' di invece tentativi da questo punto di vista si stanno facendo, che sono quelle, no, dell'utilizzo delle cellule staminali. Quindi Spieghiamo, questo Giusy, che cosa invece. sono le cellule staminali, anche solo a grandi linee, Diciamo delle così, cellule che cellule. possono far tutto all'inizio e quindi possono essere Sì, poi programmate. anche su quello, insomma, ce ne sono di diversi tipi, perché ci sono quelle che partono dal fatto che potrebbero far tutto, ma in realtà di base ci sono, diciamo, in qualche modo sono un po' già orientate, no, ad essere più sul sistema nervoso centrale o su altri tipi di sistemi, quindi non così totipotenti da poter, che significa posso diventare che so, dalla cellula della mia unghia fino al sistema nervoso centrale, diciamo in qualche modo sono un po' già così indirizzate rispetto al sistema nervoso centrale. Quindi, però, diciamo queste cellule che in qualche modo potrebbero essere in grado di, una volta, effettivamente potrebbe essere un vero trapianto, ma non inteso prendo un pezzo di cervello e lo metto, ma prendo delle cellule che lì poi potrebbero, unendosi a quello che c'è già, invece, aumentare e creare. E andare ed effettuare poi delle funzioni che sono del sistema nervoso centrale. Come se Quindi. colonizzassero un nuovo territorio e poi si collegassero Sì, con le altre diciamo, cellule. diciamo che su questo ci iniziano ad essere delle prime evidenze. In realtà sono anche su questo. Ci sono diversi approcci, ci sono diverse cellule, un po' c'è una delle difficoltà è stato proprio quello di non partire tutti dallo stesso tipo di cellule, quindi c'è chi le prende dal cordone ombelicale, chi le prende dal fatto che già ce l'hai nel tuo corpo, chi le prende, insomma, quindi diciamo che su questo purtroppo grosse evidenze non si sono create proprio perché sono partiti da, diciamo, ognuno è partito credendo che questa si arrivasse al punto partendo però da cellule diverse, e questo è quello che poi in medicina purtroppo ci determina il fatto di allungare di molto i tempi, perché se non siamo già concordi da che cosa partire, è un po' difficile creare delle evidenze. Su Detto questo, questo, Giussi, scusa, sì. ti interrompo un attimo solo per precisare che chi volesse approfondire questo tema, noi abbiamo recentemente Brava. pubblicato una review di Ayuna Novak, che è questa ricercatrice australiana, che ha fatto un po' il quadro della situazione su come sta andando avanti e a che punto siamo con la ricerca sulle cellule staminali. Quindi, volendo, possono Sì. approfondire.
Vai, vai, Sì, continua, continua, bravi. continua. No, infatti, perché lì lei effettivamente, Iona, ha proprio rivisto un po' tutta la letteratura e gli studi, diciamo che, cosa dire, sono possibilisti. Ok, diciamo quindi c'è una, si è possibilisti però rispetto, no, a quelli che sono quei semafori di cui prima parlava Chiara, diciamo che ancora non abbiamo né semafori né dimensioni di semafori, diciamo così, Non abbiamo, diciamo, importanti. la ricetta per. Ecco. Ok, su questo tema però abbiamo toccato il tema delle cellule staminali che potrebbero essere l'avanguardia molto più vicina rispetto a un possibile trapianto di cervello e c'è chi invece vorrebbe impiantare un chip, un computer, anche un'altra parte della ricerca sta andando su questa linea. Ci puoi dire qualcosa tu su questo in modo che appunto diamo delle alternative anche a Camilla? Io Chiara, Ah, chi volete? Chi vai, volete? vai, vai. Tecnologa, io molto meno. Allora, devo dire che questa ormai ora è diventata una domanda molto comune da parte di, non so, a Milano, Chiara, ma in Toscana. Mi sono arrivate tante domande su questo perché cioè effettivamente uno degli argomenti più all'avanguardia, diciamo, al momento. Allora, diciamo che su questo veramente siamo a quello che intanto possono essere solamente degli albori, no? Del fatto che in qualche modo, no? Se tutto viene dal mondo più che altro della robotica, per cui te ci puoi avere questi network, una sorta di simulazione, no? Di network a livello cerebrale, di intelligenza artificiale che a quel punto allora, come dire, è come se emulasse, no? Il cervello e quindi decide il movimento piuttosto che elabora i movimenti, movimenti intesi anche le cose da dire piuttosto che diciamo così generate. Allo stesso modo questi microchip diciamo partono dal principio di dire io elaboro uno stimolo, cioè elaboro gli stimoli e a quel punto lì divento io diciamo la centralina che fa partire il tutto. Devo dire che questo è veramente qualcosa, non so se possiamo definirlo così, pionieristico, perché se anche lì, se pensiamo a come si muovono i robot, a quello che fanno i robot, io direi che preferirei al momento almeno il sistema nervoso centrale anche nella sua organizzazione. O riorganizzazione nel momento in cui c'è una lesione cerebrale, per cui sarei molto cauta sul fatto che uno stimolo, cioè un qualcosa possa, come dire, in qualche modo rappresentare poi quello che è la centralina che decide il movimento piuttosto che quello che, ripeto, il sistema nervoso centrale è in grado di fare. Questo come prima cosa. Una cosa un po' diversa è invece quello che succede nella brain computer interface in determinate anche lì condizioni e tutto, perché in questo caso diciamo l'elaborazione deriva comunque da quelli che sono i network, cioè non è qualcosa che diciamo in qualche modo prende le decisioni da sé perché, ma le prende dall'elaborazione comunque di quella che è nell'andare a detectare, che però è lì ora la problematica di come metterla, di come si sta mettendo a punto, cioè detectare i segnali cerebrali e a quel punto lì in realtà è comunque il soggetto, cioè grazie alla brain computer interface che prende le decisioni, È come ok? se mi desse della capacità in più, ma sono sempre io con la mia parte residua di cervello a comandare o a decidere quello che posso Sì, fare poi. la cosa è che è molto, diciamo, è molto difficile da fare,
soprattutto nelle condizioni, no, di lesione cerebrale, perché devi andare a far sì che tutti gli algoritmi siano in grado di riconoscere cosa effettivamente il soggetto vuole fare. Perché, ripeto, se non hai una lesione cerebrale, ad esempio, ci sono una serie di interfacce anche molto, insomma, allora interessanti e tutto, che te anche mentalmente puoi giocare, diciamo, sfruttando l'analisi dei segnali elettrici cerebrali. E quindi in quelle condizioni in cui non ci sono delle lesioni cerebrali, la vedo come una cosa, anzi non la vedo, è una cosa che, come dire, sembra che sia anche abbastanza vicina, no? A una possibile realtà, sì, Nell'interpretare il come nuove pensiero. interfacce, sì, come nuove proprio interfacce, no? Siamo abituati al fatto che, ad esempio, dall'eye tracking, ma in realtà ora anche l'analisi, però ripeto, in quelle condizioni in cui non c'è un'alterazione a livello cerebrale, e quindi quello che codifica e codifica anche quello che è l'intelligenza artificiale, è in grado di codificare delle cose per cui te puoi verificare con il soggetto stesso. Invece, nel momento in cui c'è l'alterazione invece del segnale, questi segnali non sono mai alterati allo stesso modo, quindi è necessaria una personalizzazione, un'individualizzazione che effettivamente al momento è veramente molto difficile da fare. Però devo dire che anche su questo sì, ci sono dei primi passi. Bene, Chiara, vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento? Sono tanto affascinata questa parte, insomma, di futuro, penso, no? E poi chissà se magari nelle domande di questi bambini di una Camilla troveremo un futuro ingegnere biomedico che sarà proprio la persona che troverà la soluzione, no? Abbiamo detto quanto la motivazione può permettere di far passi avanti anche alla scienza. Io, se siete d'accordo, vado su. Abbiamo ancora due domande. Ce n'è una interessante, peraltro, dalla sorella di Camilla, quindi da Isabella. Adesso Rimane in famiglia. me la condivido. Ciao, io sono Isabella, ho 11 anni e mio fratello soffre di epilessia. Ha fatto due interventi di neurochirurgia, ma non sono riusciti. E lui è molto peggiorato. Per questo volevo chiedervi se lui non avesse fatto le operazioni chirurgiche, adesso starebbe meglio o peggio, o sarebbe nelle stesse condizioni? E tra l'altro, perché voi medici avete sbagliato con la previsione del successo dell'operazione chirurgica? Ecco, se prima vi ho detto che Camilla potrebbe essere un ingegnere biomedico, ecco, Isabella potrebbe essere un futuro medico, un eticista, ha posto delle domande molto, molto profonde, secondo me, no? Riguardano anche le decisioni che noi genitori prendiamo spesso perché ci occupiamo di persone vulnerabili, di minori. Quindi noi oggettivamente non sappiamo un po', appunto, raccogliamo solo questa domanda di Isabella, non conosciamo tutto il resto della situazione, quindi però mi farebbe piacere parlare con voi di quello che è la consapevolezza, la presa di decisioni che viene appunto quel processo che si stabilisce nella relazione medico-paziente, no? In cui noi affidiamo a voi la cosa più preziosa che abbiamo. Ovviamente voi non siete dei chirurghi in questa situazione, quindi qui si parlava di un intervento irreversibile, di un intervento di chirurgia dell'epilessia, però mi piacerebbe più parlare con voi davvero di quello, che è la relazione con un genitore di un bambino con una disabilità di paralisi cerebrale. Il vostro lavoro di indirizzare a una soluzione rispetto ad un'altra. Vi guida la scienza, vi guida
la conoscenza che avete nella relazione con quella persona. Diteci voi. Domanda pesantissima, poi prometto di chiudere in maniera più leggera. Ma Vai, rispetto Chiara. così, al percorso di condivisione, no, della strada, io penso che, almeno nella mia esperienza personale, che ormai insomma dura da un po' di tempo, ci sia come fonte indispensabile intanto il riconoscersi, no? Da una parte e dall'altra, cioè da una parte riconoscere la competenza della persona a cui ci si affida e dall'altra riconoscere il ruolo fondamentale che la famiglia e il bambino al suo centro ha nel percorso che si comincia. E questo caratterizza un po' il cammino, diciamo, sul lungo periodo. Io appunto dicevo prima che ormai pazienti che si sono già laureati, che sono diventati professionisti, ho addirittura una collega, no? Che ha scelto di fare il mio stesso lavoro. Quindi per me, se guardo anche indietro, è stato fondamentale questo, cioè riconoscere la scientificità e la bontà della nostra conoscenza. È il primo carattere che secondo me su cui noi dobbiamo appunto sforzarci il più possibile. Nel senso che oggi, come diceva appunto anche prima Giuseppina, abbiamo delle grandi conoscenze, quindi è molto importante che noi ci informiamo per primi e che siamo in grado di fornire le informazioni disponibili. Io dico sempre, il paziente non è di nessuno di noi, il paziente deve avere delle risposte, le va a prendere dove c'è quello che le sa dare, dal mio punto di vista. In questo si crea la relazione di affidamento al professionista che poi impari a conoscere, no? Perché è chiaro che poi la conoscenza iniziale è sempre una conoscenza faticosa, perché la conoscenza in salita della genitorialità di un bambino un po' in fatica. E quindi lì è ovvio che c'è il nodo di quello che è poi il progetto della condivisione della strada. Dal mio punto di vista, se penso a certe scelte chirurgiche che non sono così raffinate, okay, perché riguardano sempre una parte corporea relativa, mettiamola così, il femore, il piede, eccetera, ho sempre fatto un bilancio comune nel dire di fare un bilancio tra il costo inteso non solo come costo operatorio, ma il costo in generale e il risultato. Cioè, ci sono delle strade che devono essere percorse per forza di cose, perché ci sono delle forme di epilessia intrattabili, cose di cui non mi occupo, magari di questo poi parlerà più approfonditamente Giuseppina. Come può essere una situazione di dolore importante per cui la mia vita è completamente alterata da questo dolore che non riesco a controllare. Allora lì il contratto è un contratto dell'esperto che dice si va da questa parte, si sceglie insieme dove, magari se si riesce, e lo si fa insieme, con una pianificazione. Consapevoli, Chiara, che anche l'esperto, il migliore esperto che si fa guidare dalla scienza e Sbagliare. dall'esperienza può sbagliare, no? È un essere Certo, umano. perché non sia, cioè, il concetto è che il tempo odierno ci mette nella condizione di avere una concezione della macchina umana come la macchina su cui noi ci muoviamo o che usiamo per scrivere, eccetera. Mentre abbiamo detto tante volte, io stessa sono rimasta stupita dalla straordinarietà dell'evoluzione di alcune competenze nonostante le lesioni. No? Per cui anch'io quando vado a fare lezione dico sempre attenzione a fare una diagnosi su una risonanza dell'encefalo. Se lo mettete insieme la risonanza col bambino, farete delle prognosi magari terrificanti per bambini che scaleranno l'Everest. Vale la stessa cosa. Cioè la consapevolezza che non siamo scienziati esatti, siamo scienziati perfettibili. È molto importante che sappiamo quello che possiamo fare. Se non lo sappiamo, dobbiamo delegare a chi sa fare meglio di noi e dobbiamo essere capaci di dare delle risposte chiare, perché dentro nella risposta chiara sta poi l'autenticità della relazione terapeutica, no?
Cioè io so e ti dico quello che so fare, però so anche essere, mi ci metto dentro con te in questa strada, mantenendo chiaramente il mio ruolo di, così, di medico che accompagna e non cura. Ok, quindi. E questo, Chiara, lo vedo forse anche negli interventi che riguardano più la tua parte, no? Si collega un po' a quello che dicevamo all'inizio, che siamo un organo e una parte invece di un insieme più complesso. A volte, quando fai un intervento anche banale su un tendine, sei sicuro che l'outcome dovrebbe essere quello, e poi in realtà subentrano degli altri fattori, no? Il corpo che si riorganizza rispetto a un'organizzazione, a una programmazione motoria diversa, subentra la paura, il dolore. Quindi probabilmente sono tanti gli elementi che si fa fatica sui quali si fa fatica a dare una prognosi o comunque una prospettiva futura rispetto No, agli esiti. si tratta proprio di avere un atteggiamento di visione d'insieme, delle funzioni ancora una volta, no? Dell'avere ben chiaro chi sia davanti e qual è il suo bisogno. Quindi di Poi. nuovo mi verrebbe da dire, quindi di nuovo anche l'importanza di lavorare in equip, no? E anche il neurochirurgo che lavora con il neuropsichiatra, che lavora con il fisiatra, e quindi questa forse è un qualcosa che noi come categoria di pazienti dovremmo un po' pretendere, no? Questa competenza multidisciplinare, questo modo di vedere l'individuo da diversi punti di vista. Giusi su questo, sulla domanda di Isabella o in generale su questo tema? Senti, allora io lì intanto per la parte dell'epilessia ora non è diciamo il mio cavallo di battaglia la parte dell'epilessia, però devo dire che rispetto a quelle che sono un po' le mie conoscenze, effettivamente si sta facendo tanto. È un po' come tutti vorremmo avere, sembra, ritorniamo alla nostra palla di cristallo in cui vorremmo in qualche modo In cui predire vorremmo, ma meglio. noi secondo me anche su questo ci dobbiamo impegnare di più affinché Sì. venga fatta più ricerca finalizzata sulle Infatti. paralisi cerebrali, no? Perché Sì. non possiamo raccontarci ancora fra 10 anni questa stessa cosa, no? Io mi auguro di No. incontrarvi fra 10 anni e dire sì, abbiamo capito come funziona questa parte, abbiamo studiato meglio il cervello. Ed è lì che la tecnologia, diciamo, forse è quella su cui invece, diciamo, è quello ho detto che vabbè, invece quello è il mio cavallo di battaglia sulla parte della tecnologia e non la demonizzo da questo punto di vista, che ovviamente, come dire, non sarà quella che prenderà delle decisioni per noi, ovviamente questo no, però nell'ambito, secondo me, della ricerca su come ci si sta muovendo e il fatto noi ad ora, diciamo, come prendiamo un po' le decisioni? Ovviamente abbiamo la formazione, studiamo tutto e poi oggi abbiamo parlato anche di queste revisioni sistematiche, che cosa sono? Non sono altro che qualcuno che un po' mette insieme tutta la letteratura nell'argomento e ci dice guarda, e queste ci sono anche nell'ambito dell'epilessia e tutto, guarda, effettivamente con questo tipo di intervento puoi ridurre il rischio di ricorrenza dell'epilessia, presumo che la storia un po' sia legata al fatto che i farmaci non funzionavano e quindi hanno dovuto ricorrere alla parte, no, alla parte della chirurgia, però anche lì non è che c'è tanto, cioè, non è come dire da tutti i giorni che si fanno degli interventi chirurgici per l'epilessia e quindi effettivamente i dati anche predittivi, presumo insomma che questi colleghi che ipotizzo che abbiano comunque lavorato in equipe e tutto abbiano, come dire, in qualche modo fatto delle previsioni su cui però alcune volte no, una cosa è fare la previsione su dei dati che sono 5 dati, una cosa è fare una previsione su delle cose che invece c'hai tantissimi dati, diciamo la possibilità che non ti sbagli è maggiore. Abbiamo detto sempre che c'è quel 0,01% che rimarrà sempre, però diciamo possiamo
aumentare, secondo me, che sia nel campo della riabilitazione, che sia nel campo della cura, perché anche lì la riabilitazione non è che c'è la panacea per cui quella, così, a me non mi piace il termine metodo, ci vado lontana, diciamo, quell'approccio piuttosto che un altro, ad esempio, può funzionare più sul bambino che sull'altro. Allo stesso modo anche lì la chirurgia, però dove vado ad intervenire, faccio una disconnessione piuttosto che faccio una lobectomia, insomma, ora non voglio usare termini difficili, però nel dire che anche la chirurgia c'ha tante a sua volta cose, così come la riabilitazione c'ha tante cose. Quindi su che cosa dovremmo fare? Dicevo che ad ora abbiamo la letteratura, abbiamo queste revisioni sistematiche e prendiamo un po' le decisioni e abbiamo anche il nostro, la nostra anche parte più clinica e ripeto, è nell'assoluta un po' trasparenza, come diceva Chiara, del fatto che se c'è qualcosa per cui ho bisogno di consultarmi con un altro, in ogni caso c'è un po' questa alleanza terapeutica per cui c'è una sorta di affidarsi vicendevolmente, perché torno a ripetere, purtroppo, oppure anche il bello del tutto, non abbiamo la certezza nelle mani del nostro lavoro, che ripeto, è una cosa ne che negativa, ma dall'altra parte, per tutto quello che ci siamo detti, è anche positiva, perché se io invece dicessi allora su questa cosa non si può fare nulla, invece abbiamo detto che anche una stessa lesione cerebrale può portare a un'infinità di abilità o non abilità. Quindi c'è anche il fatto che bisogna collezionare tanti dati che divento con anche. Non che tutti portano alla stessa fine, ma che portano in modo che siano proprio rappresentativi di tante cose. Su questo devo dire che io invece credo tanto sul fatto che la tecnologia, l'intelligenza artificiale, analisi di big data, che significa proprio quando ce ne hai tanti, 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 ci può permettere di supportarci nelle decisioni cliniche, perché non che le prende per noi, ma diciamo è come una sorta di revisioni sistematiche che derivano da tanti dati che non sono solo dati pubblicati, ma dati che vengono proprio dalle valutazioni cliniche, valutazioni digitali, dal nostro comportamento e tutto, che in qualche modo dal funzionamento a livello cerebrale, insomma, per questo si parla proprio di big data, cioè tantissimi dati che poi tutti insieme un po' così digeriti, perché noi non riusciremmo a farlo, ci possono permettere di migliorare in questa capacità di predizione, Di sempre prendere decisioni, no? di Strumenti prendere che decisioni. ci supportano. Giussi, su questo ti faccio una domanda retorica. È una delle tue aree di ricerca, che questo progetto è NCP, Delle nostre. riguarda proprio questo, Sì. no? Di collezionare dati da diverse fonti, e una fonte principale sicuramente è anche l'esame di tante risonanze magnetiche, e ad arrivare poi a collettare queste informazioni. Quindi ad oggi diciamo che lo studio e la presa di decisione è stata più basata sulle risorse che avevamo a disposizione, ma che in futuro possiamo dire anche a Isabella, ci immaginiamo un futuro, e questo forse sì, più vicino, in cui la presa di decisioni sarà supportata anche da sistemi che ci aiutano a elaborare una mole di dati molto, molto più grande. E a volte, forse Giussi, correggimi anche su questo, quando questi dati non esistono, perché magari la popolazione dei bambini con paralisi cerebrale non è così diffusa, possiamo anche pensare, immaginare a dei dati sintetici, dei dati che simulano il comportamento e le condizioni di questi bambini, no? Quindi io la vedo in maniera molto, una prospettiva molto positiva questa, mi sembra. Sì. Io sui dati, diciamo così, dei
sono questi dati un po' così, vado un po' cauta, nel senso che secondo me prima anche solo di simulare devi capire e Conosce. partire anche se sono meno dati. Il problema invece dei dati reali è che non sempre sono dei dati, diciamo, tra virgolette, puliti, no? Quindi anche capire quali sono quei dati che effettivamente ti servono e quei dati che in realtà invece in qualche modo, come dire, ti sviano e non ti fanno, magari sviano anche la tua attenzione. Però questo noi medici, insomma, chi lavora nel nostro mondo lo sappiamo, no? Che del fatto che alcune volte devi guardare un po' oltre rispetto anche a quel sintomo che magari ti porterebbe a una cosa, invece dietro c'è altro, no? E se, anche i dati funzionano un po' così. Però anche questo invece mi permetta proprio di stressare il concetto che tutto questo si può fare solo se quella cooperazione di cui insomma, il sistema nervoso centrale ce l'insegna, diciamo, solo così e con una mu non solo i dati devono essere multi-domain, quindi venire da tante fonti, ma anche la costruzione di tutto questo che... E questo sono abbastanza sicura nel dire che sarà sicuramente la medicina del futuro, non so di quale futuro, però sicuramente del futuro si può costruire in modo efficiente solo se deriva da expertise completamente diversi che si parlano e costruiscono tra di loro e non sono intesi come chi lavora in ingegneria piuttosto che in clinica, ma anche dei bambini stessi e dei genitori, perché anche lì cos'è per me importante e anche per me che, diciamo, deve essere curato piuttosto che il genitore. Quindi sicuramente questi sono degli aspetti proprio fondamentali da tenere in No, non considerazione. vorrei citare le frasette da Instagram, però tanto più mi sembra vero che qui nessuno si salva da solo, no? Che comunque sia quando parliamo di organi, sia quando parliamo di alleanza terapeutica, sia quando parliamo di lavoro in equip multifunzionale, sarà sempre più importante la capacità che avremo di collaborare, di scambiarci dati, di fare cose insieme. Io vorrei chiudere con l'ultima brevissima intervista, che è un videomessaggio di Agata. Buongiorno dottori, si può allenare a casa Francesco così ci divertiamo insieme? Quindi Agata è la sorella di Francesco che abbiamo sentito prima e mi sembra più facile perché in realtà adesso c'è un mondo, no? Che è il mondo della teleriabilitazione, il mondo del fare le cose anche in remoto, a distanza. Quindi che le rispondiamo, Agata? Che io risponderei ad Agata che non aveva bisogno di farci questa domanda, che forse se avrebbe già trovato una risposta da sola nel suo, no, contesto di casa, che immagino che lei giochi già tanto con suo fratello a casa sua e che sicuramente c'è tutto uno spazio, questo forse più facile anche da gestire, da condividere, che è quello proprio di avere delle attività giocose che hanno anche un contenuto riabilitativo che possono essere condivise. E che quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, che si possono fare delle cose molto, ma molto divertenti, e che Chiara, adesso parliamo forse. anche con te di un progetto che abbiamo fatto insieme, fatto anche in cui c'erano il policlinico e la struttura di Bossisio Parini, che è il progetto di Giocabile, no? Che aveva proprio questa ambizione, una piattaforma di videogiochi che permetteva di giocare con degli adattamenti, proprio nasceva con giocare fra fratelli e
e sorelle, no? Quindi è qualcosa di estremamente importante. Però la domanda di Agata è relativa anche a, cioè una domanda che sorge spesso in una fase evolutiva in una certa età, quando i fratelli e le sorelle si sentono un po' esclusi da questo mondo che sembra un mondo fatto di privilegi, no? Mio fratello va a fare i giochi con una persona che gioca solo con lui. Quindi vivono anche un po' queste sessioni di fisioterapia, di altre terapie, come un'attenzione dedicata esclusivamente a loro. Quindi volevo capire anche con te, Giusy, che possiamo rispondere ad Agata. Allora, ad Agata possiamo rispondere che devo dire che effettivamente questo senso così lo capisco, tanto ne vale che devo dire ora no, nella ricerca che stiamo facendo, devo dire che ho trovato veramente assoluto entusiasmo nei fratelli e sorelle, oramai non tutti in quelli proprio adolescenti, in quelli un pochino più piccoli, se no generalizzo e non è vera, questa diventa non vera. E sul fatto che effettivamente venire con loro, invece tipicamente no, è vero che poi noi siamo sempre molto lì, magari sicuramente chiediamo, facciamo però l'attenzione ovviamente sul bambino che viene da noi. Il fatto almeno nella ricerca che poi ci permette anche di fare anche delle cose, prevedere anche delle attività per loro, devo dire che effettivamente questa cosa è stata veramente accolta con entusiasmo sia dalla parte delle famiglie sia da parte dei bambini stessi, perché ad esempio mettiamo questi braccialetti che indossano durante anche le attività di vita quotidiana. E ora il fatto che vanno via anche i fratelli e le sorelle con gli stessi braccialetti, tipicamente uno potrebbe pensare, no, guarda, allora non lo so, per colpa di lui li devo mettere. Invece no, cioè nel senso che veramente era proprio l'essere anche, essere parte della squadra nel fare in questo caso ricerca. E sull'allenarsi invece a casa insieme? Sull'allenarsi a casa insieme, lì devo dire che su questo conosco il progetto giocabile e devo dire che questo dovrebbe rappresentare in realtà, diciamo, lanciamo proprio una freccia rispetto a chi costruisce le tecnologie o altro. In un mondo così ideale, io mi aspetterei che queste tecnologie che sono solo così per la riabilitazione, che possono essere usate solo dai bambini così per migliorare tutto, io invece in un mondo ideale direi è un mondo non ideale, è un mondo futuro, che tutti invece questi giochi siano per promuovere lo sviluppo in generale. E quindi sono delle attività che hanno già una se sono già costruiti con delle interfacce accessibili, in modo tale che proprio effettivamente possono realmente giocare insieme, ognuno con le sue abilità, perché può utilizzare un'interfaccia piuttosto che un'altra, ma si può giocare insieme. E per costruirla in questo modo sarà il caso di coinvolgere i pazienti, i beneficiari, i fratelli, le sorelle fin dall'inizio, no? Quanto è importante leggere i bisogni, leggere anche solo queste domande che io, se le avessi dovute pensare io, non sarei mai Bellissimo. arrivata a queste conclusioni. Quindi ci rendiamo sempre più conto di quanto sia importante questo co-disegnare insieme anche le soluzioni, no? Perché ognuno vede poi una prospettiva diversa. Allora, come al solito siamo andati lunghissimi, però siamo arrivati alla fine. Io volevo ringraziare, diciamo, i partner che ci accompagnano in questa avventura, perché questa iniziativa è inserita all'interno del contesto di Meet & Code, quindi la promozione della digitalizzazione anche dei bambini, e dall'altra parte all'interno di questo contenitore che è il World CP Day, quindi la giornata mondiale della
paralisi cerebrale. Sul nostro sito, dove appunto verrà inserita anche questa intervista, troverete anche una serie di infografiche nuove, con dati nuovi e aggiornati sulla paralisi cerebrale, che ci danno anche un po' la cognizione, la percezione di come, seppur lentamente, però insomma qualcosa si stia facendo in questo ambito, no? Che è appunto di cui abbiamo parlato insieme oggi. Io ringrazio queste dottoresse perché secondo me è stato chiave per questo intervento avere due dottoresse, quindi esplicito questa mia predilezione. No, vi ringrazio per la disponibilità, il vostro tempo e anche la vostra sensibilità a trattare, a mettervi in gioco, a trattare di argomenti che possono essere scomodi un po' da festival impaziente. Grazie Grazie ancora. a te per questa Grazie. iniziativa, Grazie grazie. a tutte le fantastiche domande che hanno Infatti. nutrito il mio Esatto. cervello in queste 2 ore. Esatto, che il cervello si dà veramente connessioni ovunque. Ringraziamo anche Giuseppina Sgandurra perché è stata lei a promuovere questo ribaltamento di prospettive. Quindi avevamo iniziato da le mamme fanno le domande agli esperti, siamo arrivati ai bambini, siamo arrivati ai giovani adulti, quindi vediamo cosa ci Stay riserverà il tuned prossimo anno. per il prossimo anno. Esatto. Sì.